Buonasera amici del centro stampa Genga, riconoscete la location? Ci troviamo al parco Frasassi Aventura. Apriamo la stagione 2016 mostrando alcune immagini di questa nuova stagione iniziata di recente. Ci sono dei ragazzi, dei signori che si stanno cimentando sui percorsi, quindi la stagione è iniziata malgrado alcune piogge che hanno rovinato praticamente questi giorni. Sembra che il tempo si sia stabilizzato, sembra che il tempo sia migliorato in modo che si possa lavorare tranquillamente, percorrere le varie tappe, i vari percorsi e ci si possa divertire. Quindi tra poco, nel prossimo filmato, faremo vedere le varie evoluzioni. Quindi vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica e vi aspettiamo al Parco Frasassi Aventura qui a San Vittore di Genga. Faremo alcune immagini, ultime immagini con delle persone che si cimentano in questi percorsi sicuri perché si è imbragati, c'è un'imbragatura, una carrucola e una fettuccia che sostiene, quindi praticamente è difficile che ci si fa male. È una bellissima location questa, ormai è storia, i numeri non li diamo più perché ormai sappiamo quando è nata, sappiamo chi ci è venuto, sappiamo, non diamo i numeri delle presenze perché è una privacy, quindi lo sanno solo gli operatori del parco, quindi praticamente ci interessa che la gente capisca il significato di questo parco, di questa location, la gente si possa divertire e praticamente le persone possano trascorrere delle ore in perfetta tranquillità. Come ripeto, si è veramente sicuri, si è imbragati, una carrucola permette di fare percorsi veloci, mentre una carrucola, no, un'imbragatura con praticamente un moschettone permette di camminare sui fili, uno che è stanco si lascia andare, più di lì non va, quindi praticamente interviene il soccorritore che trasporta la persona a riva e poi con un'altra carrucola e un discensore praticamente la persona scende tranquilla. Quindi mai agitarsi sui percorsi, bisogna andare veramente tranquilli, sicuri, qui c'è sicurezza assoluta, personale veramente preparato. Oggi abbiamo Alejandro che è da solo, Giulia ai percorsi, quindi Simona e la madre è lì al bar, quindi oggi è una giornata abbastanza tranquilla. Prima ci sono state delle persone, noi siamo arrivati tardi perché noi registriamo le puntate speciali quando praticamente non c'è nessuno, giustamente. Noi non è che non vogliamo essere disturbati, però è una trasmissione che è molto seguita. Poi Parco Frasassi Aventura blogspot.it è il nostro blog dove verrà pubblicato il nostro video e avrete la possibilità di poter vedere le varie evoluzioni. Quindi oggi non facciamo vedere perché c'è poca gente, la gente è tranquilla, poi mi hanno detto di non riprendere i percorsi, li faremo vedere un'altra volta. Adesso documentiamo, praticamente diciamo delle notizie che la stagione
è iniziata abbastanza bene. Stamattina abbiamo avuto, a detta della madre di Elisa, che c'è stato un addio al nubilato, quindi praticamente delle persone, delle donne che hanno festeggiato l'addio al nubilato attaccate camminando sui cavi. Quindi è un modo diverso, oltre a festeggiare la futura sposa, oltre sui cavi, festeggiare magari in ristorante con torta, piatti primo, secondo, contorno, spumante, vino, quello che è. Si sa com'è l'addio al nubilato, al celibato, quando ci si sposano. Quindi si sta insieme, si beve, si sta tranquilli. Quindi auguri alla futura sposa e al suo futuro marito dal Parco Frassasi Aventura, dal centro stampa Genga, da Gilberto. E quindi noi siamo qui, vi aspettiamo, tornate. Speriamo che ci venga a trovare qualche animale particolare. Avete visto, un anno e mezzo fa abbiamo avuto addirittura un pappagallo, abbiamo avuto diversi animali. Non so se ci capiterà un'iguana o qualche animale particolare strano che ci viene a trovare qui al Parco Frassasi Aventura. Noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima volta. Non filmiamo perché ormai comincia a farsi notte, lo vedete anche dalle immagini che non sono più chiare come prima. E vi diamo l'appuntamento qui al Parco Frassasi Aventura alla prossima volta. Ah, ci sarà la mia evoluzione uno di questi giorni, quindi io mi cimenterò, come avete visto, non nel percorso briefing, ma nel percorso verde, il primo percorso. Non è molto impegnativo, ma si lavora bene con le mani e con le gambe. Bene, noi vi salutiamo. Intanto la bimba si sta divertendo, ha sfondato l'orario, io gli ho dato permesso di fare uno o due percorsi in più, non c'è problema, tanto non è che c'è poca gente, quindi lasciamola divertire. Amici miei, vi aspettiamo al Parco Frassasi Aventura qui a San Vittore di Genga. Qui vicino abbiamo il Museo Speleopaleontologico, l'Abbazia Romanica di San Vittore, abbiamo il bar Evasio Marinelli di Paolo Marinelli, abbiamo tre ristoranti, tre perché abbiamo la Scaletta, abbiamo il ristorante Francesco e la nuova cantina chiamata la Taverna di Frassasi. Quindi, oltre a qui, se volete un panino, la pizza, una piadina, abbiamo anche sopra il Parco Frassasi Aventura, nello stabile, un piccolo bar dove potete rifocillarvi, fare i biglietti e venire a cimentarvi e a divertirvi qui al Parco Frassasi Aventura. Amici miei, l'ho fatta lunga, scusatemi, non è, vabbè, 9 minuti, però questa era una puntata straordinaria. L'altro ieri abbiamo festeggiato la nona puntata di Filo Diretto, questa la chiameremo puntata speciale Parco Frassasi Aventura. Salutiamo i collaboratori e i dipendenti del parco. Ho visto prima c'era Elisa, Giulia, quindi abbiamo qui una persona sola ai percorsi, Aleandro. Quindi salutiamo anche gli altri amici che verranno ad aiutare le persone che cammineranno sui percorsi. Quindi domani io ci sarò, vengo domani, però no, questa puntata la registro oggi, quindi non registreremo più puntate perché sennò sarebbe sempre la stessa cosa. Invece registriamo la puntata oggi, che c'è molta calma, e
e ci vediamo alla prossima, quando magari ci sarà più gente, faremo delle interviste e vedremo la gente cosa ne pensa del Parco Frassassi Aventura. L'anno prossimo, da come mi hanno detto, faranno due percorsi nuovi, toccheranno la zona oltre quella dove è la carrucola lunga che vi ho fatto vedere un'altra volta, quindi ve la ricordate. Quindi qualcosa di cambiato ci sarà. Ciao e a presto dal Centro Stampa Genga e da Gilberto e da tutta la dirigenza e i collaboratori del Parco Frassassi Aventura. Ciao!